Nuovo attacco alla gestione del sistema sanitario regionale da parte delle opposizioni. Lo spunto arriva dall'annuale ricerca della Scuola Sant'Anna di Pisa sull'efficienza in questo campo di 10 regioni e 2 province autonome, comprese tutte quelle del nord. Lo studio, è stato detto in una conferenza stampa, pone il Friuli Venezia Giulia tra le realtà peggiori del gruppo a livello della Basilicata. Particolarmente grave è la situazione per quanto riguarda la chirurgia oncologica, il trattamento del diabete e l'occupazione dei posti letto negli ospedali, un segno quest'ultimo, secondo i consiglieri regionali intervenuti, di come la sanità territoriale non stia affatto funzionando. Dai dati dello studio anche una critica su come vengono gestiti i fondi a disposizione della sanità e all'arretratezza sul piano tecnologico delle nostre strutture. Una delle ragioni, è stato detto, della scarsa attrattività della regione rispetto ai professionisti, con i concorsi che vanno troppo spesso deserti. Dati, hanno concluso i consiglieri, che si ripercuotono inevitabilmente sulla salute dei cittadini e dei quali l'amministrazione regionale non ha mai voluto rendere conto.